Prendersi cura dell'ambiente è una responsabilità di tutti, in primis del singolo individuo, il quale è chiamato a compiere dei semplici gesti per poter salvaguardare l'ambiente che lo circonda, sia per sé sia per gli altri. Ma come facciamo a sapere quale sia il nostro stile di vita? Noi possiamo calcolarlo grazie al sito Footprint Calculator. Infatti, in base ai risultati ottenuti, io per esempio utilizzo 2,9 terre e per poter ridurre questo risultato possiamo adoperare dei piccoli gesti, come ad esempio utilizzare maggiormente la bici se dobbiamo percorrere un breve tratto di strada o magari ridurre gli sprechi andando a chiudere i rubinetti se non sono necessari o magari spegnere le luci di casa se non siamo in casa in quel momento. Possiamo anche proporre delle attività didattiche, come ad esempio la visione di documentari che possano tutelare questi argomenti, o magari proporre delle uscite di gruppo nella quale si va a magari togliere i rifiuti dalla spiaggia e un modo anche per stare insieme di Dopo aver diversi. eseguito il test, è risultato che ho sprecato 2,5 pianeti. Per rendere minore il nostro impatto, si può ridurre l'impronta alimentare. Di fatto, nel nostro piccolo, possiamo acquistare prodotti locali e mangiare prodotti locali, acquistare magari dei prodotti tipici, mangiare prodotti di stagione e ridurre il consumo di carne. Quasi un terzo del cibo, infatti, viene gettato nella spazzatura. Bisogna privilegiare i prodotti biologici, bere acqua magari preferibilmente dal rubinetto e sostituire anche un solo pasto alla settimana di carne con un pasto tipico della dieta mediterranea, che potrebbe far risparmiare fino a 190 grammi di anidride carbonica ogni anno. I risultati del test fatto da noi in precedenza riportano che io abbia consumato una media di 7,4 pianeti, il che è un numero abbastanza elevato, dunque dovrei fare del mio meglio per diminuirlo. Il dato che ha fatto alzare di più questo valore è stato il trasporti rispetto agli altri, perché dovrei imparare a inquinare di meno usando per esempio una banale bicicletta, un monopattino elettrico, oppure per muovermi da una parte all'altra, dove la distanza è veramente poca, potrei andare tranquillamente a piedi. In alcune città, come per esempio a Stoccolma, c'è il divieto di usare la macchina, addirittura potresti prendere una multa. E secondo me potrebbe essere utile attuarlo anche in Italia per diminuire un po' anche l'inquinamento e per migliorare la nostra salute. In base ai risultati che ho ottenuto, io dovrei all'incirca utilizzare 4,2 pianeti. Tuttavia, per iniziare ad adottare un'impronta ecologica, bisogna proprio iniziare dalle persone più vicine a sé. Quindi ho deciso di diffondere il messaggio nel mio piano condominiale. La maggior parte del mio condominio, però, è composta da persone prevalentemente anziane e che quindi non badano agli sprechi. Tuttavia, le persone che hanno deciso di darmi ascolto e aiutarmi, mi hanno aiutato a mettere in atto dei piani ecologici. Così, col mio condominio, abbiamo deciso di iniziare a utilizzare di meno l'ascensore, a spegnere delle luci inutili e quindi in aggiunta al nostro condominio e iniziare quindi a riempire le bottiglie di acqua con l'acqua del rubinetto.